Oggi vi voglio proporre la lettura di alcuni brani tratti dall'ultimo corso che Michel Foucault tenne nel 1984 e che si intitola Il coraggio della verità. Perché il coraggio della verità? In questo suo corso Foucault intende abbozzare una storia della parresia. Parresia è un termine del greco antico che noi possiamo tradurre in maniera molto generica con l'espressione parlar franco. Si tratta però di un parlar franco, di un dire la verità che mette a rischio, addirittura che può mettere a rischio la vita stessa di colui che dice la verità. Si tratta cioè di un dire la verità pubblicamente a qualcuno che, essendo potente e al quale questa verità è sgradita, può far del male, può perseguitare, può imprigionare o può addirittura uccidere il parresiasta, cioè colui che dice apertamente, coraggiosamente, la verità intorno alle magagne di un potente, ma anche intorno ai vizi del pubblico, dei cittadini. Pensiamo a Socrate che appunto intende prendersi cura dei suoi concittadini ateniesi e per far questo deve dire loro la verità. Una verità che risulta sgradita alla maggior parte dei suoi concittadini e che, come è noto, gli procura la condanna a morte, che egli, pur potendo evitare, tuttavia accetta per non venir meno al suo impegno, diciamo così, civico nei confronti della città, nei confronti delle leggi che reggono la città e dunque anche nei confronti dei suoi concittadini. Quindi il coraggio della verità, perché appunto la verità, il dire la verità, il parlar franco, in un certo senso, implica una scelta di vita che si pone inevitabilmente in contrasto con i modi ordinari della vita di tutti noi. Passiamo adesso alla lettura dei brani. Il primo brano, come vi dicevo ieri, è tratto dal Coraggio della Verità. Il secondo brano è direttamente collegato a questo primo ed è tratto dal Faust di Goethe. Nel primo brano Foucault accenna alla differenza che egli nota tra la vita filosofica da una parte e la filosofia come professione dall'altra. Ma andiamo senz'altro alla lettura del brano. È possibile concepire l'idea di una storia della filosofia un po' diversa da quella che si insegna tradizionalmente ancora oggi. Una storia della filosofia che non sarebbe una storia delle dottrine filosofiche, ma una storia delle forme, dei modi e degli stili di vita. Una storia della vita filosofica come problema filosofico, ma anche come maniera di essere e come forma al tempo stesso etica ed eroica. Evidentemente questa storia della filosofia come etica e come eroismo finirebbe nel momento che voi conoscete bene, nel momento cioè in cui la filosofia è diventata un lavoro da professori, e cioè all'inizio del XIX secolo. Ma dopo tutto bisogna ricordare che il momento in cui la filosofia diventa una professione intellettuale
e di conseguenza la vita filosofica, l'etica filosofica, l'eroismo filosofico, il mito filosofico non hanno più ragione di essere, e la filosofia stessa può venire ormai concepita solo come un insieme storico di dottrine, ebbene questo momento è anche quello in cui la leggenda della vita filosofica riceve la sua ultima e più elevata formulazione letteraria. Naturalmente sto parlando del Faust di Goethe. Il Faust mi sembra essere, in ogni caso possiamo interpretarlo in questo modo, l'ultima grande immagine, ma anche la più grande formulazione del leggendario filosofico, come si è costituito, sviluppato, sedimentato durante i secoli in Occidente. Il Faust di Goethe rappresenta l'ultima formulazione del leggendario filosofico. In quel momento la filosofia diventa un mestiere da professori e la vita filosofica sparisce. A meno che non si voglia far ricominciare questa storia della vita filosofica, dell'eroismo filosofico, precisamente nella stessa epoca, ma in una forma un po' diversa. L'eroismo filosofico, l'etica filosofica, non si situano più nella pratica stessa della filosofia, diventata ormai professione di insegnamento, ma in un'altra forma di vita, dislocata e trasformata, ovvero nel campo politico, la vita rivoluzionaria. Exit Faust, entra il rivoluzionario. Ecco, questo è il primo brano in cui è evidente come Foucault distingua una vita filosofica, cioè una manifestazione della verità attraverso il comportamento, attraverso gli atti di quel singolo essere umano che è appunto il filosofo, e una filosofia come mestiere, come professione. Una filosofia, cioè, che si profila come un semplice sapere, un sapere, diciamo così, che ha la pretesa di dire la verità, naturalmente, di dire la verità su diversi ambiti della realtà a cui si applica, ma questa verità è una verità, potremmo dire, che non impegna la vita di colui che la pronuncia. Questa verità è, in altre parole, una verità scientifica, come in altri luoghi dell'opera Foucault dirà, cioè una verità che può convivere tranquillamente con una vita ordinaria, con una vita, diciamo così, che accoglie tutti i pregiudizi, tutte le ipocrisie, tutti i compromessi a cui in qualche modo tutti noi ci adattiamo nelle nostre vite ordinarie. Passiamo adesso alla lettura del secondo brano che viene evocato qui da Foucault, in cui egli appunto vede l'ultima manifestazione, come dice Foucault, del leggendario filosofico, cioè l'ultima manifestazione di quella vita filosofica che rifiuta le carte, che rifiuta la filosofia o in generale il sapere come un sapere, diciamo così, da biblioteca, un sapere inteso come erudizione, un sapere puramente, come dire, formale, che non si traduce poi in un atto rivoluzionario. Vedete che alla fine del brano che abbiamo letto Foucault dice chiaramente che
se sparisce dall'orizzonte il filosofo inteso come colui che, diciamo così, testimonia con i suoi atti la verità, appare al suo posto il rivoluzionario. Il rivoluzionario, appunto, è colui che conforma la propria vita ad un ideale rischioso nella prospettiva, diciamo così, di trasformare il mondo, nella prospettiva di dare con il suo esempio vivente, anche con il suo estremo sacrificio, e qui potremmo pensare, e Foucault lo accenna anche ai martiri della prima età cristiana, dicevo che pretende in qualche modo di, con il suo sacrificio, con la sua lotta, con la sua vita, diciamo così, alternativa, no? E in perenne contrasto e sfida rispetto alle vite ordinarie di tutti noi, e pretende in qualche modo di prefigurare un mondo nuovo, un mondo migliore, una vita altra. Faust manifesta tutta la sua insoddisfazione per un sapere, diciamo così, conformista, per un sapere puramente teorico, per un sapere puramente scientifico, e questa sua insoddisfazione la esprime con queste parole. Andiamo quindi a leggere l'inizio dell'opera di Goethe. Faust si trova nel suo studio, insoddisfatto, ha ormai disgusto per quel lavoro che pure gli ha procurato la stima delle persone, ed ecco come egli esprime questa sua insoddisfazione, questo suo disgusto, questa sua aspirazione, appunto, ad un'altra vita che non è appunto la vita del professore chiuso nel suo studio, dell'insegnante impegnato, diciamo così, a guadagnarsi il pane, insegnando proprio ciò che lui in fondo sa che non ha alcun valore. Ecco, ho studiato a fondo, ahimè, filosofia, diritto e medicina, anche purtroppo la teologia. Ho faticato e sudato e mi trovo qui, povero pazzo, e ne so oggi quanto ne sapevo ieri. Mi chiamo maestro, anzi dottore, ma intanto sono ormai 10 anni che porto per il naso in su e in giù, per dritto e per traverso, i miei scolari, per accorgermi che tanto non ne sapremo mai nulla. Per poco il cuore non mi scoppia, ah, sicuro, un poco più lunga di tutta quella sciocca gente che si chiamano dottori, maestri, scrivani e chierici, via, la so. Non soffro di scrupoli e neppure di dubbi. Non mi fa paura il diavolo e neppure l'inferno. E con questo non c'è più gioia che non mi sia stata strappata. Non riesco più a darmi a credere che io sappia un solo briciolo di buono, e neppure che possa insegnare agli uomini una cosa qualunque che li migliori e li metta sulla buona strada. Non basta. Eccomi senza averi, senza denaro, senza onore, senza una pompa al mondo. Neppure un cane la durerebbe a questa vita. Ecco perché mi sono dato alla magia, per vedere se la forza, il linguaggio degli spiriti, qualche segreto non riesca a rivelarmi, per non aver più a dire, sudando amaramente, quel che non so. Per penetrare quel che nell'intimo tiene congiunto il mondo, per vedere ogni forza operante ed ogni germe, per smetterla, insomma, di cavillar sulle parole. Così fosse questo, o luce piena di luna, l'ultimo tuo sguardo al mio tormento,
O luna per più d'una mezzanotte attesa, vegliando presso questo leggio, su libri e carte tu poi m'apparivi, o affannosa amica, o potessi camminare su per i monti alla tua cara luce, e fluttuare con gli spiriti intorno agli antri montani, ed errare su prati al tuo crepuscolo, o potessi, deterso dei fumi del sapere, tu farmi sano nella tua rugiada. Ancora, ahimè, in questo carcere, maledetto pertugio pieno di tanfo, dove si intorbida, entrando per i vetri a colori, perfino la cara luce del cielo, carcere ingombro della mole dei libri, dove rodono i tarli e s'adagia la polvere, tappezzata su fino al soffitto di carta annerita dal fumo, sparsa torno torno, e di vasi, di ampolle, stipata di strumenti, zeppa delle vecchie masserizie degli avi. Ecco il tuo mondo, e questo si chiama mondo. E ti domandi ancora perché il cuore ti si serra angoscioso nel petto, perché un oscuro dolore t'arresta ogni movimento di vita? E non la viva natura ti sta intorno, nel cui grembo Dio creò gli uomini, ma solo carcami e stinchi di morti in fumo e muffa. Bene, con questo vi saluto, vi lascio le vostre considerazioni e vi do appuntamento al prossimo video.